Buongiorno da Obiettivo News. Oggi, 1 ottobre, è Santa Teresa di Lisieux. In tutto il mondo si celebra la giornata mondiale del caffè, la bevanda per eccellenza. Si beve un caffè a colazione, durante la pausa in ufficio, a pranzo o cena. Sono tante le occasioni per bere questa bevanda, che ha anche dei lati positivi. Ma non tutti gli esperti e gli studiosi sono concordi. Alcuni studi scientifici danno pareri alterni, ma i cardiologi sdoganano la tazzurella. L'alimentazione amica del cuore vuole pasta, peperoncino, cioccolato fondente e caffè. Non dunque alla demonizzare il caffè, anzi, fino tra il giorno si possono bere, così come la cioccolata, ma purché fondente all'80-85% e purché se ne mangi solo 30-40 grammi al giorno. Entrambi hanno ottimi effetti antiossidanti sull'apparato cardiovascolare, sostengono gli esperti.